Ciao ragazzi, allora oggi un video dal lavoro, quindi qualità sapete benissimo che non è la migliore, dunque l'Italia perde col Portogallo e insomma si complica da sola il girone, no? E ragazzi, che vi devo dire, a me è stata una roba veramente, a me è stato veramente imbarazzante, cioè imbarazzante, questa squadra è imbarazzante. Considerando poi, tra l'altro, considerando l'avversario, che è vero, il Portogallo è campione d'Europa, è forte, però ragazzi, stiamo parlando di una squadra che è stata trascinata per anni da Ronaldo. Cioè, tutti l'abbiamo detto anche dopo il Mondiale, prima che Ronaldo venisse alla Juve, abbiamo detto che appunto che Ronaldo era probabilmente il trascinatore del Portogallo, che il Portogallo senza Ronaldo probabilmente avrebbe fatto comunque fatica. Cioè, questo Portogallo senza Ronaldo, secondo me nel girone della Francia non passa. Qui invece rischia di vincerlo in carrozza. Ragazzi, qua purtroppo bisogna dire le cose come stanno. L'Italia è veramente, veramente messa malissimo, 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 malissimo. Cioè, io oggi ho visto semplicemente un'Italia imbarazzante. E le colpe dell'allenatore, secondo me, ce ne sono, perché secondo me lui ha goduto, non nel dire tolgo i giocatori della Juve, hanno goduto i giornalisti. L'Italia senza giocatori della Juve, però la Juve alla fine, che piaccia o meno, ha alcuni dei migliori giocatori d'Italia. Bernardeschi quello più qualitativo dell'Italia è Bernardeschi, che poi magari con la Polonia ha sbagliato tanto, però è vero che ha sbagliato, però ha anche creato tanto, cosa che oggi di qua ha fatto nessuno, 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 tantomeno Chiesa, che se rimarrà nella Fiorentina, secondo me rischia di perdersi, perché effettivamente si vede. Ragazzi, alla fine io vedo senza quelli della Juve, oggi ho visto giocare la difesa senza Bonucci e Chiellini, con tutti i difetti che può avere Bonucci, però capisci perché gioca. Cioè, ragazzi, oggi Caldara Romagnoli ha fatto anche il suo. Caldara è stato imbarazzante, ne ha combinati di tutti i colori, tra l'altro il gol è sul suo groppone. E alla fine finisce 1-0 per demerito del Portogallo. Il Portogallo ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare e questo ha fatto sì che la partita finisse solo 1-0, perché se avessero avuto più fame sotto porta, ragazzi, l'Italia oggi avrebbe per la Juve, ciao. L'Italia avrebbe perso veramente pesantemente, perché alla fine, veramente, veramente, ragazzi, oggi il Portogallo ha fatto tutte le ripartenze che faceva, diventavano pericolose. Crescito imbarazzante, tu dici, ma Crescito non è male, no, Crescito è uno scandalo. È uno scandalo, è uno scandalo. Infatti ha giocato meglio Palmieri, pensate voi, cioè non Daniel Alves, Emerson Palmieri. E poi ragazzi, io continuo a dire che secondo me l'affare più grande quest'anno l'ha fatto il Napoli, a dar via Jorginho e tenendosi Haaland, perché secondo me quello che dicevo l'anno scorso è che Haaland era il vero fuoriclasse del Napoli. Sono convinto, io non riesco a capire questo continuare a portare su così Jorginho, se è un giocatore normalissimo, e ce ne sono mi di migliori anche in Italia, nettamente. Però vabbè, fatto giocare Cristante che non è azzeccata una, ne ha perse un casino. Insomma, alla fine l'Italia comunque è poca roba. Poca, poca, poca roba. L'unica cosa che non capisco è perché non convocare Perin, perché non gioca e poi convochi, fai giocare Caldara. Non solo lo convochi, ma fai giocare Caldara che ha 0 minuti con la maglia del Milan, ecco. Però vabbè, alla fine quello è un problema dell'allenatore, che secondo me è uno dei comunque non è il colpevole principale, ma uno di quelli su cui bisognerebbe cominciare a puntare il dito per qualche scelta, secondo me, completamente cannata. Tipo lasciar fuori Cutrone, qualche fenomeno, diciamo, c'era l'Europeo dell'Under 21, no, l'Under 21 è già qualificata d'ufficio perché le organizza gli europei, quindi non ha neanche le qualificazioni. Quindi assolutamente una cazzata enorme di Mancini lasciare a casa Cutrone, visto che Immobile, Zaza, Belotti, Balotelli non sono all'altezza di Cutrone per il momento, a mio avviso. Cioè, Cutrone ha già il potenziale per diventare il titolare della nazionale, eppure lo si continua a tenere fuori. Fatto così, adesso la situazione del girone è abbastanza grave.
salvata attualmente dal rigore dato contro la Polonia, un rigore che si deve dare, ma che poteva anche non essere fischiato per come era messa la partita, per come era messa l'azione. Era stato bravo l'arbitro, però ripeto, se non davano quel rigore lì, tu perdevi con la Polonia, tu eri fuori. E attenzione, se l'Italia avesse perso con la Polonia, era molto probabile che arrivava terza e sarebbe poi uscita addirittura retrocessa, non solo uscita. Quindi io adesso credo che, non dico che il Portogallo sia passato, perché comunque bisogna ancora giocare Italia-Portogallo. Però dipenderà un po' anche dal Portogallo cosa farà in Polonia. Se il Portogallo vince le due partite con la Polonia, poi gli basta pareggiare in Italia. Questa non è una cosa positiva, ovviamente. Staremo a vedere, ragazzi. Per oggi commenti nettamente negativi, come lo sono stati anche contro la Polonia. Quindi Portogallo batte l'Italia 1-0 al Dalus e io vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!